Mister, buongiorno. Buongiorno. Si è questa partita adesso con il Foggia. Le chiedo, vabbè, mercoledì hanno riposato la maggior parte dei calciatori che hanno maggior minutaggio. Non voglio chiamare titolare o non titolare perché anche Giusto. mercoledì hanno fatto vedere il carattere della Juventus. Però ecco, c'è questa gara con il Foggia, può essere considerata questa un'altra prova del 9? Perché è vero che l'obiettivo sarà sempre la salvezza e non siamo arrivati a 40 punti, quindi fin quando non arriva quel numero non possiamo pensare. Però sicuramente l'asticella sta iniziando ad alzarsi, c'è una maggiore pressione adesso. Oggi verranno anche i tifosi a vedervi per caricarvi. No, è stato bello che ieri sera ero quasi addormentato, è arrivato mio figliolo, mi ha svegliato, mi fa: "Babbo, babbo, domani vengono i tifosi". Chi te l'ha detto? Io lo so. Quali sono È in contatto. No, partita importante, naturale, in un percorso dove ci porta ad essere focalizzati esclusivamente su quello che è il quotidiano, esclusivamente su quello che è il presente. L'allenamento di oggi e la partita di domani. Esiste solo la partita di Foggia, c'è solo questa, tutte le nostre energie sono catapultate all'interno di questa partita, con niente di diverso da quello che abbiamo fatto fino ad oggi nella preparazione mentale di ognuno di noi nella partita, ma le energie sono su quello, senza pensare a ieri o a domani. Esiste soltanto il quotidiano, esiste soltanto il Foggia. I ragazzi sanno bene dentro di sé che dobbiamo arrivare con le energie mentali migliori possibili al fischio d'inizio, quindi è importantissimo avere energia. Domani deve essere una squadra che ha energia pura addosso, deve essere un ambiente che ha energia pura addosso. Una partita come quella di domani avremo bisogno del nostro mondo, del mondo Stabia, compreso in primis i nostri tifosi, la nostra gente, voi. Abbiamo bisogno di tutti che si spinga forte per questa partita. Mario Di Capo, mister, il Foggia finalista l'anno scorso dei playoff, semifinale in Coppa Italia Serie C, è una squadra che ha cambiato però neanche tantissimo, vero è che in attacco ha cambiato abbastanza, però è comunque una squadra pericolosa, già ha Certo. vinto a Catania. Come la state preparando questa partita e quali sono le insidie che può nascondere? Ma il Foggia è una squadra importante, tutti ne sono consapevoli e anche i ragazzi ne sono consapevoli, che affrontiamo una partita difficile, che avrà delle difficoltà anche all'interno della partita. È proprio in quelle difficoltà che deve venire fuori il nostro carattere, deve venire fuori l'aiuto che ci può dare, anche se minimo, il lavoro della settimana, ma principalmente deve venire fuori l'unione che c'è tra di loro attraverso la comunicazione, attraverso il sentirsi compatti per l'amicizia che hanno anche sul campo, e questo deve essere un aspetto dominante della partita di domani, ovvero l'unione, l'amicizia che c'è all'interno di questa squadra che li porta ad aiutarsi sul campo, ovvero quando uno ha bisogno del compagno, il compagno è presente, consapevole del fatto che sarà così anche per lui. Daniela Sala. Mister, Buongiorno. buongiorno. Lei in realtà sta facendo un lavoro straordinario. Io non voglio chiamarle prime linee, seconde linee, però sembra che lei in questi mesi abbia costruito una squadra, diciamo tra virgolette, di 11 titolari con poi delle linee intercambiabili, e una seconda squadra all'interno. Come a questo punto far crescere, soprattutto mentalmente, perché lei su questo sta riuscendo benissimo, sia gli over che gli under, in prospettiva anche di match così importanti come quello di domani? Innanzitutto è merito dei ragazzi perché ci hanno, come ho sempre detto, dei valori morali veri, importanti, sono una risorsa umana elevatissima, e quindi quando hai a disposizione persone così, con dei valori così, oltre con dei valori tecnici, sapete quanto li stimo, è bello venire al campo e confrontarsi e lavorare con loro. Il nostro lavoro è totalmente di confronto tra lo staff e la squadra. Noi siamo l'ultima pedina di questo piccolo mondo e siamo a disposizione totale dei ragazzi. I ragazzi crescono perché hanno fame, perché hanno voglia di emergere, hanno voglia di emergere in un calcio migliore di questo. Sto parlando a livello di categorie, che vogliono, hanno l'ambizione, quindi quando hai l'ambizione deve avere anche chiaro che
il quotidiano è fatto di sacrificio, il quotidiano è fatto di rispettare delle regole non scritte del calcio, e questi ragazzi ce l'hanno bene in mente. Grazie a questo, ad oggi, insomma, diciamo ad oggi, perché il campionato è lungo, si vedono dei miglioramenti da parte di tutti. Io penso, come hai detto bene te, che in questa squadra non ci siano titolari e riserve. Penso che questa squadra sia la squadra dello spogliatoio, la squadra di tutti i giocatori, la squadra anche di quelli che in questo momento stanno giocando meno, che però portano il suo contributo sia nell'allenamento che negli spezzoni di partita che fanno. E domani sarà una partita così, dove serviranno 26 giocatori, dove serviranno chi entra che porta il suo forte contributo e chi parte dall'inizio che ha grande rispetto per coloro che per la partita di domani saranno fuori, perché anche chi gioca penso che debba molto molto rispetto ai propri compagni. Quindi è l'unico modo per portare questo rispetto e mettere il massimo impegno. Quindi anche nella partita di domani il morso sul metro deve essere il nostro cavallo di battaglia. Ma secondo me nel nostro percorso è segnato da una crescita, no? Il nostro percorso. In questa crescita c'è questi due video, no? Che voi vi chiedete, ma cosa c'è dentro video 1 e video 2? Nel video 1 ci sono tante delle componenti che ci servono ad ogni allenamento, ad ogni partita. E questa squadra deve, noi, non solo la squadra, noi, tutti, staff e squadra, deve avere ben presente cosa serve. E cosa serve è tutto nel video 1. Quando sente anche da un allenatore avversario che la Juventus è una squadra che picchia, che manda il giocatore all'ospedale, che cosa pensa? No, noi dobbiamo pensare al quotidiano, a lavorare, cioè è normale che siamo una squadra, penso domenica eravamo la più giovane dei tre gironi, no? Quindi pensare che la squadra più giovane dei tre gironi arrivasse a picchiare una squadra evoluta come quella del Taranto. Però noi pensiamo al quotidiano, pensiamo a fare le cose per bene, a metterci il massimo impegno, a portarsi dietro l'umiltà, un'umiltà che ci deve contraddistinguere in un girone fortissimo, in un girone dove ci sono squadre che importanti, e quindi pensiamo esclusivamente al quotidiano. Penso che il focus, un aspetto importantissimo nella partita di domani è vedere Foggia come unica cosa. Cioè Foggia per noi, la partita di domani è il nostro obiettivo, le nostre energie devono essere catalizzate tutte lì dentro senza pensare al risultato. Questa è una cosa importantissima, senza pensare al risultato anche durante la partita, perché anche durante la partita pensare al risultato ti può portare frenesia. Invece noi dobbiamo essere consapevoli di quello che dobbiamo fare, e già quello sarà difficile perché, ripeto, affrontiamo una partita difficile. Però essere focalizzati sulla prestazione è importantissimo, anche togliendo magari quegli ultimi 5 minuti per tempo, dove se c'è da scoppiare un pallone va scoppiato, perché lì si vada a portare il risultato. Però ecco, poi il resto della partita dobbiamo cercare di giocare, dobbiamo cercare di fare le nostre cose, di avere il morso, mai la cravatta, sempre sul pezzo, con attenzione. 27 punti in 12 partite, l'asticella resta allo stesso livello oppure pian piano questa squadra sta meditando di alzarla questa asticella? No, assolutamente. Ora l'asticella deve essere quella dell'umiltà, deve essere quella, anzi secondo me noi dobbiamo pensare di avere un timer al posto del GPS, no? Un timer che misura quanto noi diamo sul campo, quanto è il nostro morso sul campo, e se il timer abbassa non va bene. Noi dobbiamo tenere l'asticella del timer alta al massimo, perché nella nostra squadra, almeno nella nostra squadra, se solo uno abbassa quel timer si potrebbe risentire tutti, e noi abbiamo bisogno che tutti tengano il timer al massimo e tutti lottino al massimo su ogni pallone. Questo è l'obiettivo, non c'è futuro, non c'è passato. Se c'è il passato è perché ci ha portato entusiasmo, e deve essere quell'entusiasmo
che ci mantiene vivaci, che ci mantiene il piacere di venire al campo, perché questa è una cosa evidente, che i ragazzi vengano al campo e stanno bene insieme, i ragazzi vengano al campo e si divertano, quindi vengano carichi per allenarsi, e questo è una cosa positiva. Mister, come sta la, diciamo, la condizione fisica ed anche mentale della squadra, e come sta anche lei? No, io bene. Sono andato a camminare anche stamani, bene. No, bene, dai, bene. Bene, c'è entusiasmo, i nostri tifosi fanno sentire sempre il loro calore, il loro affetto. La squadra sta bene e abbiamo una buona condizione da parte di tutti, anche dei ragazzi che hanno giocato mercoledì, perché fare 120 minuti, no? E per alcuni giocatori che hanno fatto poco minutaggio vuol dire che stanno bene, e questo ci fa piacere, e ci fa piacere. C'è solo il Foggia, esiste il Foggia, esiste veramente, è questa la cosa che deve passare nelle nostre teste. Per noi Foggia è, le nostre energie vanno catalizzate su Foggia, non c'è altro, non c'è allenamento di oggi e Foggia, allenamento e Foggia, domani l'altro, penseremo all'allenamento di martedì, poi di mercoledì, poi di giovedì, pensiamo passo passo al quotidiano, senza alzare troppo la testa e mettere un'asticella ogni passo che facciamo, stando attenti a dove mettiamo i piedi. Grazie a tutti.